Ciao e benvenuti a questo video che esce un po' fuori tempo massimo, lo ammetto, ma vediamo insieme le uscite di 6 di luglio, perché sì, tanto luglio è iniziato, la maggior parte delle cose escono da questa settimana in poi, quindi le vediamo tutte. Tra l'altro non è che luglio sia proprio ricchissimo di uscite e novità, abbiamo un po' di soliti volumi riproposti in nuovo formato, ma di novità inedite pochine, devo dire. Comunque, andiamo a vederle insieme. Come al solito, mi sono preso i miei appunti d'anteprima. C'è anche una piccola roba fuori dalle regole solite. Comunque, iniziamo con uno spillato. 48 pagine, 5 euro, arriva Titans Beast World, un nuovo fantastico evento DC, scritto da Tom Taylor, disegnato da Ivan Reis. Protagonisti ovviamente i Titani, ma in mezzo ci mettiamo pure Amanda Waller, che ormai è come il prezzemolo, sta bene su tutte, non lo so. Protagonista, o meglio, antagonista, una feroce creatura in arrivo sulla Terra e l'unico che può fermarla è Beastie Boy, eroe capace di assumere le sembianze degli animali. Ebbene sì, e a questo proposito, oltre alla versione regolare 5 euro, ce ne sarà anche una super speciale che costa 12 euro e se guardiamo la versione americana dovrebbe avere un effetto lenticolare. Io vi metto qua quella normale, ma in realtà cambia a guardarla in teoria, eh. Poi vediamo come la farà Panini, ovviamente. D'altronde costa 12 euro, una motivazione ci deve essere. Se è così, la compro, altrimenti vediamo, ne riparliamo. Poi, proseguendo, abbiamo Batman Beyond Neo Gothic, che in realtà è già uscito questa settimana, in teoria, e ci porta nel futuro con Terry McGinnis, il Batman of the Future, era in Italia, ma in America è sempre stato Batman Beyond. Autori Jackson Lansing, Colin Kelly e Max Dunbar, questa è una nuova miniserie di 6 numeri, brossurato 168 pagine, costa 17 euro e se amate il Batman del futuro può essere la vostra occasione per leggerne nuove avventure. Poi abbiamo Lanterna Verde War Journal 1, Contagio, anche questo in uscita questa settimana, di Philip Kennedy Johnson, disegni di Monto, scartonato 168 pagine, 22 euro, con gli episodi dall'1 al 6 di Green Lantern War Journal, più alcune storie brevi tratte dai primi 3 numeri del Green Lantern normale. Protagonista John Stewart, ovviamente, che è il Lanterna Verde architetto. O era ingegnere, beh, tipo. Faceva i palazzi, comunque. Diciamo ingegnere edile, tipo. Poi, proseguiamo ancora con Il Pinguino Ritorno a Gotham. Credo sia in uscita anche questo questa settimana, ma non c'era ancora la copertina. E nel video delle uscite della settimana l'ho sbagliato. Dovrebbe essere questa qua, quella vera. L'ho copiata da anteprima questa volta, ma magari cambia ancora. Chi può dirlo? Comunque, testi di Tom King, disegni di Rafael de la Torre. Cartonato, 176 pagine, 23 euro, con i primi 7 episodi della serie dedicata al pinguino negli Stati Uniti. Con il pinguino che viene inaspettatamente recuperato dal governo degli Stati Uniti, nonostante fosse stato dato per morto e dimenticato. Torna e deve tornare ad essere, tra l'altro, il re del crimine. Ce la farà? Lo vedremo. Poi, Blue Beetle volume 1, La guerra degli scarabei. Dopo il successo della miniserie Diploma di maturità, arriva in Italia la serie regolare di Blue Beetle, scritta da e disegnata, immagino, da Josh Trujillo e Adrian Gutierrez. Cartonato 144 pagine con i primi 6 episodi, costa 19 euro. Ammetto che non mi interessa moltissimo. Partecipazione straordinaria in questo numero di Starfire, una delle star di Titans. Starfire, star, grande Panini quando scegliete i lanci. Comunque, non lo so, devo dire che mi lascia freddino la nuova serie di Blue Beetle. Non credo che la recupererò, anche perché non posso comprare tutto. Poi abbiamo qualcosa di un po' più particolare, ovvero Flash, l'uomo più veloce del mondo, volume 2, di Dan Mora, Ray Rosmo, David Marquez, David Lafuente. Sono una serie di storie antologiche fondamentalmente pubblicate su Flash Fastest Man Alive, serie del 2020, questi sono gli episodi dal 6 al 10, più un paio di storie tratte anche dal numero 750 di Flash, che tra l'altro dovrebbero essere al momento inedite in Italia. Particolari, interessanti, mi sembra di non aver comprato il primo volume, comunque è un cartonato di 120 pagine e costa 18 euro. Ora dovremmo dire a Panini che se 104 ce li fai 16, forse 120, 18 è un po' tanto? Non lo so, sono confuso. Proseguendo, questa è una cosa un po' particolare, nel senso che doveva uscire a giugno, ma in teoria dovrebbe arrivare a luglio, stando al sito Panini, sapete che non è affidabile, però è un po' diverso, nel senso che non è presentato su anteprima come DC, ma sul sito sì, quindi l'ho trovato e ve lo butto lì. È Batman, la maschera della morte, un manga con protagonista Batman, realizzato da Yoshinori Natsume.
È un brossolato formato 15x21, la chiameremmo Kanzenban, 200 pagine, bianco e nero, con sovracoperta, e sono i 4 numeri di Batman Death Mask del 2008. Potrebbe essere interessante, oddio, il prezzo non troppo, sono 15 euro, però per 200 pagine abituate ai fumetti americani, ecco, non è neanche male, in realtà. Però vediamo un attimo, magari quando arriva una sfogliatina gliela si dà in fumetteria. Quindi abbiamo già concluso in realtà con le novità inedite, passiamo alle riproposte. In altro formato, iniziamo con Batman Detective Comics, volume 5, House of Gotham, che è la serie di Matthew Rosenberg con Fernando Blanco, storia autoconclusiva, che espande gli eventi raccontati da Mariko Tamaki in Detective Comics. Sono praticamente tutte le storie secondarie contenute in Detective Comics dal 1047 al 1058, quindi su 11 numeri, sono 144 pagine a 19 euro. Potrebbe anche essere interessante leggerle se non avete comprato lo spillato, se volete recuperarvele, altrimenti no. Poi, stessa cosa vale più o meno per Superman, con Action Comics volume 2, storie di Philip Kennedy Johnson insieme a Daniel Samper, Riccardo Federici e Trevor Eisen più altri, cartonato di 200 pagine, 26 euro. All'interno c'è il Batman Superman Authority Special 1 più Action Comics dal 1036 al 1041, le storie in cui Kal-El era fondamentalmente su Mondo Guerra e doveva lottare nell'arena di Mongul per la sopravvivenza, alla fine interessante. Poi, proseguendo, abbiamo Flash anno 1, con le origini di Flash riraccontate da Joshua Williamson e Howard Porter, pubblicate in originale su Flash dal 70 al 75, serie del 2016. Nel volume di 152 pagine, cartonato a 20 euro, abbiamo anche Scott Collins e Christian Duce. Interessante, se volete delle origini di Flash, può essere la vostra occasione per leggerle in una versione moderna. Poi abbiamo un volumone di storie più classiche con Wonder Woman, Paradiso Perduto e Ritrovato. Storie anni 90 dedicate a Wonder Woman di Phil Jimenez, J.M. DeMattei, Travis Moore, Brandon Bedeau e altri. Cartonato 360 pagine a 36 euro. Sono i numeri di Wonder Woman dal 164 al 177 e troveremo in un conflitto senza fine Diana che affronta gli antichi dei, Cita, Circe e perfino sua madre Ippolita. Interessante, non credo di averle mai lette queste storie di Wonder Woman, magari prima o poi un pensiero ce lo faccio. Poi abbiamo un DC Eventi, quello di Justice League vs Suicide Squad, in teoria in uscita anche questa settimana, se non ricordo male, di Joshua Williamson, Tim Seeley, Tony S. Daniel, Jason Favok e tanti altri, un cartonato di 304 pagine a 32 euro, con lo scontro tra Justice League e Suicide Squad nell'omonima miniserie, più alcuni episodi delle loro serie regolari. Ci sta se non volete leggervi questo evento, non è così fondamentale secondo me, però è un volume autoconclusivo, per cui ci può stare, sicuramente belli i disegni. Poi esce il settimo volume della Justice Society of America di Geoff Johns, intitolato Gioco di Potere, un altro cartonato di 384 pagine a 37 euro, con gli episodi dal 76 all'87 di GSA, serie del 99, più GSA Classified del 2005. Fra gli altri autori coinvolti abbiamo Paul Levitz, Don Kramer, Amanda Conner e altri. Anche qua un ottimo modo di recuperarsi un po' delle storie classiche dedicate a uno dei gruppi principali dell'universo DC. Poi, qualcosa di un po' più particolare, abbiamo Batman di John Van Fleet, raccolta completa delle opere dipinte da John Van Fleet dedicate appunto a Batman. È un cartonato di 272 pagine al prezzo di 30 euro in formato standard e contiene Batman The Calice, Batman The Ankh e Batman Poison Ivy. Tra l'altro è un volume assolutamente identico a uscito. Fra l'altro, in realtà, questo è un volume praticamente identico a uno uscito tempo prima per Revue Lion, quindi se volete provare a risparmiare qualcosa, magari lo trovate nell'usato. Poi abbiamo Batman Catwoman, Casi che scottano, uno di quei volumi un po' polpettone che contiene varie storie con Batman e Catwoman. Fra gli autori coinvolti abbiamo Enno Senti, Evan Van Scriver, Oliver Chucking, Emanuele Lupacchino e tanti altri. È un cartonato formato standard di 176 pagine a 23 euro. E all'interno abbiamo Batman Catwoman Trail of the Gun, Batman Catwoman Follow the Money, Young Romance New 52 Valentine's Day Special, con una storia ovviamente, e un'altra storia tratta da Batman Gotham Knight 38. Mi sembra un po' a caso, devo essere sincero, però se non avete mai letto queste due miniserie di Batman e Catwoman, può essere la vostra occasione per farlo, ecco. Personalmente non sono così interessato, dovrei magari anche controllare se per caso non le ho già, però ci potrebbe anche stare. Poi abbiamo un volume un po' particolare, quello di Gotham Academy,
un DC Evergreen cartonato di 432 pagine a 40 euro che contiene l'intera serie Gotham Academy del 2014, 18 episodi più un annual. Serie molto giovanile, contiene in un unico volume l'intera prima serie di Gotham Academy, può essere una buona occasione per recuperarsela nel caso, personalmente non l'ho mai letta, però ci può stare. Poi un volume must have assoluto, già uscito questa settimana, tra l'altro ve ne ho già assolutamente consigliato l'acquisto, ed è il DC Pocket Collection di Batman il lungo Halloween di Jeff Loeb e Tim Sale, brossurato, 424 pagine in formato piccolo 15x23, però all'incredibile prezzo di 11,90, lo ribadisco, se non avete mai letto il lungo Halloween, questa è la vostra occasione, per favore fatelo, è un favore che fate a voi stessi. Tra l'altro, oltre alla serie classica del 96, c'è anche lo speciale uscito nel 2021 in più, in teoria, ci sta. Poi abbiamo una cosa un po' più bizzarra, ovvero il volume è Superman. Perché bizzarra? Perché in originale il titolo di questa storia è It's a Bird. Avete presente la classica frase da film? È un uccello? È un aeroplano? No, è Superman! Ecco, quella lì. In questo fumetto di Steven T. Siegel e Teddy Christensen, il fumetto d'autore incontra il personaggio simbolo del fumetto popolare Made in USA. Protagonista Steve, uno scrittore di fumetti che riceve l'incarico appunto di scrivere Superman, prima rifiuta l'offerta, poi ci ragiona su e la narrazione prende forma tra relazioni familiari, il concetto stesso di super e certezze che scricchiolano. Molto molto interessante, un'opera dipinta che tratta temi universali come la memoria, la famiglia, la perdita e il nostro inevitabile bisogno di eroi. Molto molto interessante e molto bizzarra la scelta del titolo, fra l'altro la precedente edizione italiana si intitolava non È un uccello, che effettivamente sarebbe un titolo un po' strano, ma si intitolava È un aereo, e ora abbiamo È Superman. Olè. Proseguendo abbiamo DC Absolute The Authority volume 2, seconda parte di Authority con gli episodi dal 13 al 29 di Mark Miller, Frank Quitely, Dustin Nguyen, Art Adams e altri. Volume gigante, è un Absolute 25x31 con cofanetto, 500 pagine, costa 70 euro, ha anche lo slipcase. Se non avete mai letto Authority, recuperatevela, a meno che non la troviate completa in altre edizioni. Io ho un pensiero di recuperarmele prima o poi, i due Absolute ce l'ho, perché comunque mi piacerebbe averla in un'edizione univoca e completa. Probabilmente ce l'ho tutta Authority, ma non ne ho la certezza, però sarei curioso comunque di averla in un'edizione veramente bella. Mi spiace un po' che a differenza di Planetari non abbiano fatto l'Omnibus, ecco, se facevano quello lo prendevo al 200%. Comunque, proseguendo ancora, parliamo proprio di Omnibus perché arriva il DC Omnibus Grayson, la super spia, una serie di Tom King, e quando si parla di spie è abbastanza normale, con Tim Seeley, Jackson Lansing, Michael Janin e altri. Formato deluxe, ovviamente, è un Omnibus, 18x3x27,7, 792 pagine con sovracoperta, costa 80 euro e contiene i 20 episodi di Grayson del 2014 più i 3 annual e vari speciali collegati. Interessante, se vi piace vedere Dick Grayson non più come Nightwing o Robin, ma in una versione un po' più seria, un po' più, tra virgolette, realistica, è la vostra occasione. Tom King ovviamente sa scrivere, quindi può essere una cosa interessante. Non è molto nelle mie corde, in realtà, però ci starebbe, anche se in realtà ce l'ho già tutta nel vecchio spillato di Batman, non mi ricordo di quale editore, probabilmente a Revolution. Comunque, proseguendo ancora, DC Omnibus Universo DC di Jack Kirby, e questo è veramente una piccola bombetta. A differenza di tanti altri DC Omnibus Universo di qualcuno, questo è pieno di opere complete, e oltre a Kirby abbiamo Vince Colletta, Mike Royer, Wally Wood e altri. È un cartonato di ben 1480 pagine a 114 euro, un gigante, ma all'interno abbiamo un sacco di storie importanti. Oltre a, vi dico le principali, la serie completa di Demon con i numeri dall'1 al 16, di Omak con l'1 all'8, la Sandman di Kirby dell'1 al 6, ci sono anche tante altre piccole storie che parlano dai supereroi alla fantascienza, dal misticismo alla storia di guerra, e poi anche 12 storie tratte da All Fighting Forces ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale, uno tra i racconti più personali che Kirby abbia mai realizzato, ci dice Panini, e io mi fido. È un volume molto molto interessante. Io in realtà alcune di queste storie le ho già. Omak ce l'ho nell'omnibus di Planeta, che però probabilmente ho pagato veramente poco, e ho Demon però in versione in bianco e nero piccolina, per cui sinceramente un pensiero prima o poi di recuperarmelo c'è. E Kirby, il cuore un po' te lo fa battere inevitabilmente. Quindi a questo punto abbiamo i vecchi fumetti Vertigo che tornano,
Fables 21, Per sempre felici e contenti, penultimo volume del ciclo di storie originali, con gli episodi dal 141 al 149, sull'ultimo mi pare sia tutto il 150, che è tipo un episodio ultra mega lungo. Autori Bill Willingham, Leila Sturge, Mark Buckingham, Jay Lee e altri. Consigliatissimo ovviamente Fables, però siamo arrivati al volume 21, ve l'ho ripetuto almeno 21 volte, per cui se lo volete compratelo. E poi abbiamo il sesto volume di Sculpted di Jason Aaron e R.M. Guerra, costurato 128 pagine, 14 euro, con gli episodi dal 30 al 34, e anche Sculpted è un gioiellino hard-boiled assolutamente da recuperare. È un po' dove Jason Aaron si è fatto conoscere, un fumetto veramente interessante, veramente importante e particolarissimo, quindi anche questo, compratelo. E con questo abbiamo visto tutti i fumetti in arrivo a luglio in teoria. Quindi io intanto, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video fino qua. Se siete arrivati fino qua, lasciatemi un pipistrello nei commenti. Batman, ci sarà? Non lo so. Se non c'è, mettete quello che volete. In ogni caso, se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 su Twitch, secondo canale YouTube Cantina Pelata. Poi c'è Instagram, TikTok, Facebook, ci sono gli altri social che vi ho appena detto. C'è Telegram, gruppo in cui parlano i fumetti, canale con le notifiche, canale con le offerte. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!